Buongiorno amici di Universum.it, qui è Mario27 che vi parla ed in questo video andremo a video recensire un gioco per Android, un gioco di corse che si chiama Final Freeway 2R. Andiamo subito ad aprirlo. Questa è la schermata principale. Qui a sinistra possiamo vedere anzi cosa abbiamo sbloccato facendo le varie corse. Attendiamo ancora un attimo. Vedete come si propone la schermata. Qui sotto abbiamo i nostri record, i vari punteggi che abbiamo ottenuto. A destra abbiamo le informazioni sul gioco e sullo sviluppatore, mentre qui, oltre ai punteggi più alti, abbiamo le varie opzioni. Possiamo cambiare i controlli, il volume, o possiamo resettare tutte le opzioni. Andiamo subito a fare una corsa. Vediamo che possiamo scegliere vari livelli di difficoltà. C'è l'esperto, il principiante e il normale. E inoltre possiamo cambiare una particolarità, possiamo cambiare la canzone anzi possiamo scegliere la canzone che ci sarà mentre guidiamo. Possiamo anche scegliere tra tre diversi personaggi e inoltre si può anche cambiare il colore della macchina. Andiamo subito a fare una corsa. Come vedete c'è l'utilizzo dell'accelerometro. A noi basterà solo far partire la macchina con l'accelerazione e poi guidarla tramite l'accelerometro. Basterà stare attenti a non colpire le altre macchine e vedete qui c'è sopra un tempo, in quel tempo dovremo arrivare a un checkpoint. Adesso vi faccio vedere un po' come si gioca, così vi rendete anche voi conto. Qui c'è un bivio, dovremmo scegliere se andare a sinistra o a destra. Andiamo a sinistra. Adesso vedete, abbiamo fatto un incidente perché siamo andati contro il bordo. Proviamo a ripartire, giochiamo ancora per qualche secondo. Bene, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare entro il tempo prestabilito al checkpoint. Infatti, vedete, ci siamo fermati qui. Saremmo dovuti arrivare qui per finire la pista. Che dire di questo gioco? Avete visto che la grafica, diciamo che non è particolarmente elaborata, ma secondo me è stata fatta apposta in quanto questo gioco vuole andare a un po' a rifare la grafica delle vecchie Nintendo, del Game Boy. Penso vi ricordiate i giochi un po' più vecchi, diciamo. Secondo me è abbastanza semplice come gioco, anche divertente. Purtroppo non è gratis, ma non costa neanche comunque una fortuna. Costa 99 centesimi ed è reperibile nel Play Store. Io qui sotto al video, nella descrizione, vi metterò un link che vi porterà a universum.it, tramite il quale potrete andare direttamente nel Play Store e scaricarvelo, se volete ovviamente. Io non posso fare altro che consigliarvelo perché personalmente mi è piaciuto molto. Io con questo vi saluto, vi aspetto appunto su universum.it e vi aspetto anche alla prossima video recensione. Ciao ciao!